Siano Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il giovedì 14 luglio, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, presbitero. Nella giustizia contemplerò il tuo volto, al mio risveglio mi sazierò della tua presenza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che nel santo sacerdote Camillo dell'Ellis hai fatto risplendere la carità di Cristo verso gli infermi, infondi in noi il tuo spirito di amore perché sappiamo riconoscerti e servirti nei nostri fratelli e nell'ora della nostra morte possiamo presentarci senza timore davanti a te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. Perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro. Come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nei dolori. Così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti. I miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre. Parola di Dio. Il Signore dal cielo ha guardato la terra, il popolo che ha creato benedice il suo nome. Tu, Signore, rimani eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Tu alzerai e avrai compassione di Sion. È tempo di averne pietà, l'ora è venuta. Poiché i tuoi servi sono care le sue pietre e rimuove pietà la sua polvere. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Alleluia, alleluia. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Camillo dell'Ellis, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Pace e bene, una santa giornata.